loro, non noi, delle mobilitazioni. È importante perché le mobilitazioni dei precari in Italia stanno crescendo dappertutto. Crescendo dappertutto. C'è un presidio permanente sotto al Ministero a Roma che ogni giorno vede assemblee, dibattiti, incatenamenti. Quindi la nostra lotta è solo all'inizio. La nostra lotta è solo all'inizio. Dobbiamo proseguire con la mobilitazione. Adesso continuiamo a chiedere l'assemblea. Questa sera andiamo tutti alla fioccolata dell'Alcatel. È importante. Lì abbiamo visto veramente il dramma. Il dramma. Forse noi non ci siamo ancora arrivati là, in quella situazione. E quindi, visto che si è creata questa solidarietà, è importante questa sera alle 20 andare alla fiaccolata. Da dove parte? Dal centro di Battipaglia, non sono a Parrocchi, questo è il centro di Battipaglia. Poi, vi ricordo che il presidio continua. Qui ci saranno i volantini per la manifestazione per lunedì. Lunedì mattina facciamo volantinaggi davanti alle scuole, nelle nostre realtà, sul nostro territorio. Lunedì pomeriggio dobbiamo essere in tanti alle 17, Piazza Ferrovia. Coinvolgiamo i genitori, gli altri colleghi, portiamo i figli, portiamo tutti. Dobbiamo essere tanti, dobbiamo dare un segnale forte, forte e forte, perché cominciano ad avere paura. Adesso, almeno simbolicamente, appendiamoci su questa inferriata. E chi già? Allora, se ci sono altre proposte... Allora, o entriamo noi pacificamente, facciamo questa manifestazione, era la prima volta. Ciao Monica. La seconda, che uscisse qui il Papa e ci spiegasse perché stamattina sono state sospese le convocazioni, e neppure abbiamo avuto esito a questa domanda. La terza è